Ragazzi, ve le ricordate queste? Queste qui sono le mie AirPods. E dove sono? Le ho perse nella piscina di gomma piuma circa un annetto fa. Purtroppo mi sono durate veramente pochissimo. Infatti ho deciso di comprarmi, fare l'upgrade alle AirPods Pro. E l'unica cosa che ero indeciso, perché non mi rimangono bene nell'orecchio le AirPods Pro. Infatti anche adesso faccio un po' fatica a tenerle. Infatti mi cadono. Ma... ah no, ma... aspetta, ma... io, cioè, credevo che il case ci fossero dentro le AirPods. Boh. Rich, Rich, vieni un attimo. Vieni. Abbiamo una richiesta oggi per Rich. Vuoi essere il protagonista di un video? Sì, perché? Sicuro? Sì. Guarda che in questo momento sei già ripreso, Rich. Sei già ripreso, Rich. No. Sei già ripreso? Che video è? Allora va. Oggi il nostro buon Rich ti abbiamo scelto come cavia. Sai perché? Perché? Perché dobbiamo testare e recensire un po' questa nuova telecamerina, lista 360 Go 2. Ho scelto lui, ragazzi, perché bravo a girare, sta imparando, però dal punto di vista social, video, così, un bel boomerello di quelli prepotenti, ragazzi. Quindi vediamo dai tuoi occhi una giornata al park, sostanzialmente, ok? Vabbè. Ti faccio subito vedere una cosa. La cosa figa è che voi vi chiederete, ragazzi, ma come facevi a tenerla? Che era appesa sopra lì la telecamera. Perché la casetta c'è la plastica, però in realtà dietro è tutta di lamiera. Quindi la telecamera è magnetica e si appiccica dove ovviamente si può appiccicare anche sul frigo, come potete vedere. Ma adesso andiamo a analizzare piano piano durante la giornata tutte le feature di questa Insta360 Go 2. Facciamo vedere tutte le caratteristiche e come può essere applicata nel miglior modo possibile. Voi state vedendo questo video un giorno diverso dal mio solito giorno di pubblicazione, proprio perché Insta360 mi ha scelto come promotore e lanciatore proprio. Non devo lanciarla, giuro che non la lancio. Fighissimo che mi hanno dato in anteprima mondiale, praticamente una nuova telecamera. Cosa ti ha insegnato il buon Galeazzi? Oh madonna, ragazzi, non sa chi è Galeazzi. Cambiamo. Cosa ci ha insegnato il buon Yakidale? Montiamo sulla telecamera, giriamo subito, è la madonna. Faccela vedere, mostraci questa telecamera. Case che ricarica la fotocamera. Carica mentre va in seggio via, mentre non giri. Direi che una cosa l'hai azzeccata. Non so come si tira fuori. Chiaccio questo. No, no. Io ti dico solo, non c'è nessun pulsante. Solo. No, è bravissimo. Così, perché? Prova a rimetterla dentro. Magnetica. Bravo, hai capito come funziona allora, eh? Come potete vedere, ragazzi, è veramente minuscola, leggerissima, pesa 26 grammi. Questo te lo dico io perché è informazioni che arrivano dai piani alti. Cosa vedi te sullo schermino qui? Per far partire la telecamera. Bravo, nel senso, avete lo schermino, ragazzi, per gestire le impostazioni della telecamera, che ha slow motion, il time lapse, insomma tutto. Però da qui potete gestire e ovviamente anche si connette all'app come ogni action cam ormai. Va bene, vai, mettitela sul casco. No, non c'è metallo, non si attacca. Ti do in dotazione l'attacco dal casco. Se la metti dentro, è magnetico l'attacchino dietro, eh. Quindi se tu la devi togliere in fretta, prova a toglierla. Devi solo tirare e viene via veramente facilmente. Ma è stabile, prova a metterla su. Scuotila un po'. Questo è il vostro setup. Prova a farla partire, io ti dico. Un singolo tasto. Perfetto. Ora Ricky ci mostra un primo giro in pantra. Così abbiamo tutto attivo. Abbiamo anche la stabilizzazione messa al massimo. Vediamo com'è la stabilizzazione, la curva. Veramente comodissimo il fatto di farla partire da qui. Da qui gli dici vai e quando arriva glielo stoppi da qui. Veramente fighissimo questo. Girato in pantra? Yes sir, vai vai. Troppo vicino. Allora sì. Maestro, le do una possibilità in questo momento. Adesso sul primo panettone mi devi fare qualcosa di sensazionale. Stupiscimi, grazie. Eccolo. Perfetto. Vabbè Jacob, ti darò un altro tentativo dopo. Mi devi regalare un trick sul mulch dopo. Va bene. 3-6? Dai. E dai cosa? Se si mette mezzo parco a fare 3-6 mi butto a fare. Bravo. 3-6. Ma perché si chiama maestro? Perché gli abbiamo dato il nome maestro? Perché se non lo chiami così, come lo chiami?
cosa fighissima, ragazzi, zero peso, cioè 26 grammi proprio non si sentono. Adesso voglio insegnarti una cosa. Cioè, tu quando giri da solo dici, vabbè, potrei fare quel trick. Poi nella tua testa sopraggiunge la paura e dici, vabbè, dai, lo faccio la prossima volta. Quando fai i video e dici, vabbè, potrei fare quel trick. Tipo, tu mi hai detto, da Natale l'ho detto io, potresti fare bar spin sull'ultimo panettone. Tu lo sai che se non lo fai, 100 passa 1000 persone. Io che non ho fatto bar spin. Piano, piano, piano. Vai, 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 bar. Oh, guardalo lì. Oh. Vedi che fa bene fare i video. Ma infatti, io lo dico sempre, fa bene fare i video da un punto di vista perché ti sprona a non rimandare le cose. Bravo. Mi è piaciuto questo commitment. L'ho obbligato a farlo su tutto il panettone, perché non è possibile che lo fa andando corto. Oh, il panettone è tuo, se non c'è tante balle, si fa. Vediamo se ci mostrerà un bar spin sull'ultimo panettone. Dai, dai! Prossimo giro si manda, eh? Io bar spin lo faccio già sul mulcio. E allora, che differenza c'è tra farlo sul panettone? Che se non sbagli, dai una stecca atomica. Maledetto Toto che mi chiama a fare i video senza che io lo so. Dino, dobbiamo fare bar spin, che sto cacando addosso. Il mio sono due, o lo fai bene o esplodo. Mi raccomando, la secca deve essere spettacolare. Dai Rich, mandalo che è tuo, mandalo che è tuo. Oh! Ci sei? Sì. Vivo. Aia. Secchina? Ah. Non so cosa ho fatto, sono incastrato. Mica, sai che sei riuscito a piegare il manubrio? No. Ragazzi, volete un manubrio sbananato? Allora, il buon Rich è a posto, ragazzi. Il suo manubrio? Un po' meno. Un pochino meno. È un po' tipo ottimista contro pessimista. La spalla come sta? Abbastanza dolorante, però a posto, dai. Stavo rivedendo i video e mi sono accorto che l'hai stoppata su in cima prima di partire. In realtà, ragazzi, lui ce l'aveva su, eh. La telecamera non si è fatta niente, si è solo grattato un pochino l'attacco. Sei proprio un bravo recensore delle cose. Crash test. Crash test completo. Anche perché volevo parlare anche di questa cosa io nel video. Questo è il momento perfetto per parlarne. Isatare Santa, ragazzi, ha fatto la lentina intercambiabile. Quindi se voi cadete, tipo nel suo caso, facciate per terra, in questo caso non si è rotta, però la cambiate come niente. Basta, tutta la verità sul Toto adesso, che sfrutta, allora, giuro, i ragazzi del park per fare le views. Giuro che nessun Ricky Filippi è stato maltrattato. È tutto di sua spontanea volontà. Fai bar spin, se non lo fai vai davanti a 100.000 persone che non l'hai fatto. No! Adesso Rich non c'è, mi sento un pochino in colpa. Mi spiace che abbia piegato più che altro il manubrio. La caduta, vabbè, le cadute ci stanno, fanno parlare solo. Mi spiace che ha piegato il manubrio, quindi adesso vado a casa e gli prendo un manubrio dei miei e glielo regalo. Vi porto a casa usando il medaglione di Insta360 Santa. Voi ve lo mettete su. Ovviamente va messo dentro. È magnetico. Tac. E la cosa figa, ragazzi, questa cosa non è per niente ingombrante, non la sentite, quindi per andare in giro e fare le riprese POV di quando vi muovete è perfetto, non si sente, non vi accorgete di averlo addosso e soprattutto non date nell'occhio rispetto alle persone che vi circondano. Dai Rich, per farmi perdonare. Nuovo? Dai, mi sentivo in colpa, mi spiace. Oggi sei un po' fuori dai giochi. Però devi nominare il prossimo protagonista del video. Nella Monza Pizza Gang ci sono tante persone, tanti validi eroi. Però c'è un ragazzo sì, che è venuto fuori da una grotta poco tempo, e che mi ha detto, oh, io oggi faccio 3-6 e lo cartello. Ah, maestro! Partiamo dal presupposto. Partiamo dal presupposto, vai. Io ho avuto un sfortunato evento. Questa non è la mia bici. Telaio è lo stesso colore, ma è la bici del noleggio. Quindi già sono svantaggiato. Ok, quindi ok, devi provare un 3-6 con la bici del noleggio. Non mi ricordo quant'è perché l'ho tagliato. Proviamo, dai. Ma diretto? No, è almeno diretto. Un paio sul bag prima, dai. Sì, esatto. Un paio sul bag. Oh, non è che anche tu adesso cartelli e pieghi un altro manubrio, eh? Io non conosco il futuro, no. Non vedo il futuro. Attenzione. Guardalo lì! Stiamo
andando bene, bravo. Allora, una cosa fighissima, ragazzi, in realtà il case ha dietro questo che funziona da tripod, quindi se voi volete filmarvi, vi basta che mettete per terra il case, così ve lo puntate qua e così filmate, più o meno vi inquadrate e potete autofilmarvi. Per far vedere bene la tripod mod con il case, adesso la mettiamo sul primo panettone. Dobbiamo saltarla in trenino. Ti sei dato ingheppare? Va bene, allora vediamo anche la resistenza della telecamera. Andiamo, vediamo. Allora, se verrà schiacciata, il responsabile è Aldo Rego. Convinto? Sì. Sì. No, deve essere convinto te. Sì. Oh, cazzo. Cosa devi pensare per farti sei? A girare. Oh. Dai, Evaste. Ok, maestro, concentrato adesso. Si va in guerra. Come mai adesso non l'hai fatto? Che la paura fa male le prime volte, così ci si riprova. Adesso la tieni. E giri. La tengo. La tieni e giri. Perché sono atterrato così? No. Lo sguardo della tigre com'è? Più incazzato. Incazzati! Madonna. No, la devo tenere, la devo tenere, cazzo! Ah. No, basta, ma perché? Oh. Sì, vai, master! Sì! È il master! Niente! Sei cazzo! Cazzo l'ho tenuta, devo solo tenerla! Oh. Com'è? Se, feeling, raccontaci il feeling! All'ultima sentivo togliti, che... Togliti i paradenti per parlare, così ci sentiamo bene. Parla. Sentito che non era comunque atterrato benissimo. Sì? Ma ha detto, no, qua adesso la devo tenere, la devo tenere... Anche se mi curava, ha detto, la bici deve stare su! Sì, ma hai fatto bene! È così che si chiudono i trick, per la forza di volontà. Com'è? Sei soddisfatto almeno? Sì, voglio rifarlo. Attenzione, ho bisogno dei due eroi del giorno. Porta il trofeo, Ricky. Il trofeo della giornata è questo manubrio piegato. Rich, tu hai provato di più questa Insta360 Go 2. Cosa hai apprezzato della telecamera? La leggerezza, perché per andare in mountain bike dà fastidio tanto il peso, perché il peso sulla testa ti cambia completamente quando magari fai un backflip o un 360, okay. Ti cambia completamente la rotazione. E invece te cosa hai apprezzato di questa cosa? Niente. No, no, la vibrazione, perché la vibrazione... Mi dissocio. No, no. Prima non l'abbiamo detto, però quando tu accendi la camera, in realtà, che schiacci il pulsante per farla partire, lei non fa rumore come può essere la GoPro o le altre classiche action cam, ma vibra. Era proprio quella giusta per farti sentire, si diffondeva in tutto il casco, lo sentivi benissimo. Niente, ragazzi, vi ricordo che in descrizione trovate il link per acquistare o comunque vedere questa Insta360 Go 2. Ringrazio Insta360 per avermi scelto per il lancio del prodotto, perché è unico, assolutamente apprezzatissimo, questa cosa che quando la metti dentro si ricarica. Ma uscirà prima o dopo il video del mini cross? Mini cross? Ragazzi, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Bella. Bye. Messing around.